Carissimi amici di Acron, sono Gabriele Rota, sono il pianista di Acron Ensemble e mi è gradito introdurre l'ospite di questo incontro, che è il maestro Pieralberto Cattaneo, Buonasera. che è da 40 anni direttore artistico e fondatore degli Incontri Europei con la Musica e anche direttore del gruppo Fiati Musica Aperta. Gli incontri europei con la musica è l'organizzazione che ha permesso ad Acrom di costituire la sua piccola stagione nel corso degli ultimi 5 anni. Questo è il quinto anno. E quest'anno, per coincidenza, sono i 40 anni degli incontri europei con la musica. E i 5 anni della giovane Acrom Ensemble. Io, per prima cosa, ringrazio moltissimo il maestro per aver accettato l'invito e non so come si colloca la produzione dei concerti di Acrom Ensemble nella sua stagione. Allora, intanto non è un corpo estraneo perché fin dall'inizio volevamo dare uno spazio alla musica contemporanea, ma non volevamo che questo spazio fosse una sorta di ghetto. Quindi abbiamo sempre fatto in modo che la musica contemporanea fosse messa in relazione, in dialogo con la musica di repertorio. Soprattutto per sottolineare la continuità che esiste tra questa musica. Non sono due musiche diverse. È un'unica musica che ha avuto un'evoluzione, ha avuto tante sfaccettature, ma è sempre la stessa cosa. E questo lo si può cogliere se si mettono a confronto, certe volte forse anche a scontro, ma non ha importanza. Ma mettendo in relazione il passato col presente, si capisce che il passato e il presente sono strettamente connessi. Volevo chiedere, nel corso di questi 40 anni, si è vista una crescita del pubblico nella ricezione di questo legame tra passato e presente? Sì, anche se ovviamente 40 anni sono un percorso lungo, quindi si sono succedute varie generazioni di pubblico. È chiaro che inizialmente c'era, sì, non dico, forse un sospetto, perlomeno una non conoscenza. Poi, ecco, questo devo dire, qui è contata un po' la persona, cioè la fiducia che il pubblico ha dato a una persona che oggi ci manca, cioè Vittorio Fellegara, che ha fatto nascere gli incontri europei con la musica. E attraverso la fiducia che dava la sua figura, io sono convinto che anche persone che avevano dei sospetti nei confronti della musica contemporanea sono state meno restie ad accogliere questo genere. Poi, ripeto, sono stati vari momenti, cioè una generazione di un certo tipo, poi magari è mancato un'altra continuità, poi se n'è fatta un'altra, però diciamo che, e forse se ne è accorto anche a Crom, che in fondo il rifiuto totale non esiste più. Certo. Un'ultima domanda, dal punto di vista proprio del lavoro con un ensemble, non so se è cambiato qualcosa o è qualcosa di particolare, lavorare a stretto contatto con un ensemble, proprio con gli strumentisti, proprio sulla viva carne della musica, diciamo. Non so se questo ha portato a una modificazione della capacità di comporre, oppure a un modo diverso di presentare al pubblico i brani. Ma io credo di sì. Diciamo che è una situazione che in Italia non è così diffusa. Mentre è più facile trovare all'estero ensemble che fanno una politica di questo genere, ma devo anche dire che hanno dei sostegni che noi non abbiamo in Italia, perché le
la produzione contemporanea, sotto tutti gli aspetti, diciamo, di arti figurative, di musica, di teatro, è vista come una, quasi una necessità, e ci sono ensemble che ricevono forti sovvenzioni dagli stati per sostenere la creatività contemporanea. In Italia purtroppo una cosa di questo genere si sta cominciando, ma no, no, non c'è ancora una cosa di questo genere, e quindi è chiaro che un ensemble che si dedica continuativamente, perché ci sono stati in passato anche luminose presenze, ma un po' come delle meteore, e quindi veniva a mancare un po' la continuità. Il fatto che esista un qualcosa che continua in una determinata direzione, che c'è e che vuole andare avanti, è chiaro che è da vedere in una maniera estremamente positiva. E beh, ci auguriamo tutti che ciò possa continuare in un largo lasso di tempo. Vi ringraziamo per essere stati con noi e diamo appuntamenti, due appuntamenti anzi. Uno a brevissima scadenza, cioè presumo il 5 giugno. Allora, diciamo che quest'anno la situazione Covid ci ha costretto a fare un po' di salti mortali, perché il nostro spazio è quello fine inverno, inizio primavera. Era impossibile fare qualcosa di questo genere. Allora c'è stato già un pre-preludio, diciamolo così, che è in rete, c'è un concerto di Acrom dedicato a Donatoni. Ci sono adesso due preludi finalmente di fronte al pubblico, sempre con, purtroppo, con, non con la sala totalmente disponibile, ma comunque già un punto di partenza, diciamo, un concerto che dirigerò questo sabato con il mio ensemble, Gruppo Fiati Musica Aperta, e una proposta di Acrom che si allarga e si unisce un'orchestra, e questo sarà la domenica 27 giugno. Ma li chiamo preludi perché a partire dal 25 settembre contiamo di presentare una serie di sabato pomeriggio e di avere finalmente il 40esimo come si deve, e con artisti importanti, e con, ancora con Acrom, diciamo, con tutta una serie di proposte che spero incuriosiranno le persone. Ecco. D'accordo, allora appuntamento con Acrom Ensemble, con gli incontri europei con la musica. Arrivederci. Buonasera.